Santa domenica, buona vita. Oggi il Vangelo di Luca, siamo nella 28ª domenica del tempo ordinario, racconta un Vangelo molto bello. Gesù che camminava verso Gerusalemme, Gesù sempre in cammino, questo Gesù sempre alla ricerca dei suoi figli, dei suoi fratelli, per portare una parola, per sanare, per guarire, che ama stare insieme agli altri. Cosa succede? Che mentre Gesù camminava, c'erano 10 lebbrosi che gridavano il suo nome. Gesù, abbi pietà di noi. Gridavano da lontano. Questo perché la condizione che vivevano i lebbrosi, anche oggi nel mondo, purtroppo la lebbra ancora esiste, una condizione non soltanto di dolore fisico. Ma a quel tempo dobbiamo sapere purtroppo che i lebbrosi venivano ritenute persone non soltanto contagiose per la loro patologia, per la loro malattia, ma perché venivano ritenute impure, quindi in un certo senso maledette da Dio. Quindi pensiamo un attimo alla sofferenza di queste povere creature che non soltanto rivestite di piaghe, condannate a una sofferenza corporale, ma anche a una sofferenza spirituale, perché erano proprio lo scarto, persone che non potevano avvicinarsi a nessuno. Addirittura leggiamo nella storia che quando c'era il loro passaggio, addirittura dovevano suonare una campana e dovevano urlare lebbrosi, lebbrosi, affinché la gente li scansassero. Allora succede che Gesù abbi pietà di noi, il Signore che non è mai indifferente a coloro che gridano a Dio con il cuore di essere salvati, di essere sanati, cosa fa? Ordina di andare dal sacerdote. Mentre stanno andando da questo sacerdote, con la fiducia che sono stati guariti, vengono guariti mentre si recano. Ecco, avviene tutto in cammino, proprio come Gesù che cammina, si accorgono di essere guariti, vanno dal sacerdote. Però attenzione, perché vanno dal sacerdote? Ce lo siamo chiesti questo. I sacerdoti a quell'epoca rappresentavano anche un po' come il medico curante di oggi, perché loro potevano appurare effettivamente se questa guarigione era avvenuta, e nel momento in cui veniva accertata e confermata, potevano rientrare, reinserirsi nella comunità. Cosa succede però? Che soltanto uno torna indietro, e per giunta un samaritano. Perché per giunta un samaritano? Perché gli abitanti della Samaria credevano nello stesso Dio, però si rifiutavano di adorarlo nel Tempio di Gerusalemme. Ecco perché c'era un odio profondo, un disprezzo tra giudei e samaritane. E quindi Gesù, ecco, rimane sorpreso, ma allo stesso tempo gioisce perché si rende conto che questo samaritano che ha ottenuto la guarigione non ha un tempio dove andare, ma riconosce in Gesù il tempio, il vero tempio, quello che l'ha sanato, e non soltanto corporalmente, ma soprattutto spiritualmente. Si getta ai suoi piedi e lo ringrazia, e lo ringrazia, e Gesù gioisce
Perché è avvenuta una doppia guarigione, quella del corpo e dello spirito, perché lo riconosce come Salvatore. Cosa che però Gesù si rammarica e a un certo punto dice: ma dove sono gli altri? Ne ho guariti 10 e questi altri 9 che fine hanno fatto? Ma non perché Dio vuole una lode, perché ha fatto il miracolo, li ha guariti e quindi vuole l'elogio. No, ma sottolinea, cioè, che fine hanno fatto? Perché hanno pensato soltanto alla guarigione del corpo, ma ahimè, purtroppo, una guarigione a metà, una guarigione incompleta, quella di rischiare di rimanere comunque. Non ricoperti da quella grazia che Dio voleva donare, oltre, cioè che Gesù voleva donare, oltre alla guarigione fisica, ma anche quella spirituale. E quindi questo Vangelo è veramente molto bello, veramente molto bello, anche perché se lo vogliamo guardare oggi, quanti di noi ringraziamo, siamo in grado? Noi stiamo sempre a lamentarci, è come se ogni mattina pigliamo un taccuino, tante persone che sento lamentarsi di tutto e di più, ma veramente di tutto e di più, del superfluo. Ma io non ho questo, ma io non ho quell'altro, ma le cose a me non mi vanno bene, ma c'è qualcuno che oggi ha imparato a ringraziare? A volte vediamo anche nei fedeli, nelle persone più che sono vicino a Gesù, ma sono vicino a Gesù, dice Gesù, ma solo qualcuno mi ha sulla bocca, ma non nel cuore. Proprio perché oggi vediamo l'ingratitudine, che io direi che questo è un Vangelo dell'ingratitudine, il Vangelo di oggi, lo potremmo definire veramente il Vangelo dell'ingratitudine, ma come? Ma possibile che sappiamo solo lamentarci e non vedere le grazie che il Signore elargisce ogni giorno nella nostra vita? Anche solo avere gli occhi per contemplare il creato, per guardare la bellezza di questa meravigliosa e solo di questa giornata, la bellezza di avere la famiglia, la bellezza dell'amicizia, della grazia di Dio che ogni giorno ci accompagna, che ci fa sentire figli amati, che siamo importanti, che Dio ci ha chiamato alla vita, la preziosità di essere grati. No, invece no, andiamo ad appuntare. Quale so, ah, ma io sto male, io sono malato, io ho i problemi, non vado d'accordo con mia suocera, quello mi ha detto, quello mi ha fatto, le gelosie, le invidie, le prevaricazioni. Ma smettiamola, ma veramente, scusate, io non dico che mi arrabbio, però veramente. Ecco perché io ringrazio veramente il dono della malattia. Perché lo chiamo dono? Perché in sé per sé non è che stare male è un dono, ma quando stai male sei costretto a scavarti dentro e ti spogli dall'inutilità e dalla futilità delle cose che dà importanza. Non prendi più il taccuino per annotarti tutte le cose che vanno storte nella tua vita, ma ringrazi per quelle che vanno nel verso giusto e ce ne sono tante. Non sei più piegato su te stesso, a piangerti addosso, a fare del vittimismo. Ma smettiamola, ma godiamo di questa vita, godiamola appieno e lasciamo che Gesù Cristo ci invada, ci pervade da questa grazia. A volte siamo pure noi che creiamo una barriera. Perché? Perché siamo piegati solo su noi stessi, sui nostri malanni, che nessuno è in grado di capirci, che nessuno. Mamma, cosa ce ne. Quello mi fa. Ma cosa ce ne frega? Ma quanto volete durare? Ma lo sappiamo che siamo di passaggio. Ognuno con i suoi acciacchi, ognuno con i suoi malanni, che cerchiamo di andare avanti, facciamocela piacere sta vita, così come siamo, perché comunque è un grandissimo dono di Dio. E già questo basta per ringraziare.
Mi calmo, ritorno nella pace, in quella pace che io vi voglio augurare, che vi voglio augurare a riflettere, che il Signore ci ama. Siamo persone amate, progettate, volute, così come siamo, imperfetti, con i difetti, malati, non malati. Però cerchiamo anche di guardare il positivo, questa gratitudine, come questo samaritano che torna indietro a ringraziare. Allora cerchiamo di trovare, impegniamoci in questa giornata, ma non solo in questa giornata della vita, di vedere non soltanto le cose storte, ma tutto, facciamo un po' la vita a ritroso e vediamo quante grazie abbiamo ricevuto. Pigliamo un taccuino, cancelliamo le cose negative e cominciamo a vedere da quando siamo nati adesso quante grazie abbiamo ricevuto che diamo per scontato, come se ci dovessero dovute. Ma non è un merito, la salvezza non è un merito, è un qualcosa da chiedere, è una grazia. E io ve la auguro e me la auguro. Buona domenica, vostra Monica.